Bracci, bravi tutti, anche chi non ci è arrivato ha riconosciuto lo stile di Suda 51. Sono fiero di voi, ma la vittoria questa volta va a Matteo, che come un razzo ha riconosciuto Killer 7, mentre la risposta più giusta, cioè sbagliata, l'ha data Midea Video. È un gioco uscito su GameCube e lo consiglio a tutti i giovani videogiocatori che dopo Super Mario Sunshine sono in cerca di un'altra coloratissima avventura. Divertimento assicurato. Ma ora bando alle ciance, ditemi il titolo di quest'altro gioco. Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza che ci siano problemi nell'emulazione. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma allo stesso tempo dolorosa, perché purtroppo non tutte le notizie sono buone notizie. Andremo a vedere quali problemi hanno afflitto il lancio del Nintendo 64 su Switch, come si sta evolvendo la situazione della versione fisica della GTA Trilogy e scopriremo l'ultimo segreto del controller del Nintendo 64. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto. Lasciate un like per dare all'algoritmo un segnale forte e chiaro. E se siete nuovi, iscrivetevi al canale, dai che siamo a un passo dai 20.000 poracci, per me un traguardo pazzesco. Se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreo nel Patreon dei Poracci, trovate il link in descrizione, e comunque costa meno del pacchetto aggiuntivo, fate voi. Partiamo con qualche notizia al volo. Dopo mesi di tira e molla con la community dei giocatori Sony, Housemarque, ovvero gli sviluppatori di Returnal, hanno finalmente ceduto, aggiungendo una funzione molto richiesta all'interno del loro gioco. Con la nuova patch rilasciata oggi, Returnal si aggiorna alla versione 2.0 e con essa arrivano due importanti novità. La prima è l'aggiunta della funzione Sospendiciclo, che permette agli utenti di chiudere il gioco durante una run senza perdere i loro progressi. Sì, ora si potrà giocare ad altro, addirittura spegnere la PlayStation senza timore di dover ricominciare da capo. Dico io, ci voleva tanto a fare un save state del genere senza stravolgere la difficoltà del gioco? Evidentemente sì. Io comunque Returnal l'ho apprezzato tantissimo, anche senza la possibilità di sospenderne il ciclo. Viene anche aggiunta una modalità foto che permette di mettere in pausa il gameplay per improvvisarsi i fotografi, una funzione ormai presente in tutti i titoli dell'universo, ma che mi domando, chi è che la usa realmente? Da oggi, con l'aggiunta del supporto a Microsoft Edge su Xbox, è possibile streamare i titoli PC tramite GeForce Now. Però gli utenti che hanno iniziato a testare le capacità di questa feature si sono immediatamente resi conto di una cosa: Death Stranding è bloccato e non può essere riprodotto da Xbox. A quanto pare Sony ci tiene particolarmente che le sue esclusive console rimangano tali, e il fatto è più che comprensibile. Quindi, se volevate fare la poracciata e trasformare una Xbox Series X nella macchina definitiva, beh, purtroppo non ci sono buone notizie all'orizzonte. Sappiamo ormai da un bel po' di tempo che Niantic è al lavoro su un gioco di Pikmin in realtà aumentata. Hanno ricevuto in gestione quest'altra IP Nintendo dopo il successo ottenuto con Pokémon Go, e sebbene ancora non possiamo dire come verrà adattato all'ecosistema mobile il gameplay della creazione di Shigeru Miyamoto, almeno adesso ne sappiamo il titolo. L'app presente sui server del Play Store si è aggiornata e ora si chiama Pikmin Bloom. Che ne pensate? E per l'angolino della flexata del giorno, sì, me lo sono inventato sul momento, oggi facciamo un salto a casa di Masahiro Sakurai. Il leggendario game designer ha deciso di celebrare così la fine di Ultimate, incorniciando un mega posterone che racchiude l'artwork che rappresenta il roster completo. Da Sora a Super Mario ci sono proprio tutti, e un quadro del genere non poteva che essere esposto con fierezza nella casa di Sakurai, l'uomo che ha reso tutto questo possibile. E passiamo alle notizie del giorno, e oggi è doveroso parlare del lancio disastroso del Nintendo 64 all'interno del Nintendo Switch Online. È chiaro infatti che chi si è abbonato al pacchetto aggiuntivo lo ha fatto per giocare ai giochi del Nintendo 64. Ma le cose purtroppo non sono andate nel modo giusto, cioè peggio di quello che ci si aspettava. E è un risultato difficile da ottenere. Complimenti! L'aggiornamento del firmware della console 13.1.0 ha portato, oltre ai consueti stability fix, anche al piano supporto al nuovo abbonamento al Nintendo Switch Online. La libreria Nintendo 64 è stata subito messa alla prova dai giocatori e quasi immediatamente i social sono stati inondati da testimonianze che parlano di numerosi problemi nell'emulazione. Vediamo di cosa si tratta. Partiamo da Super Mario 64. In realtà,
Questo non è un problema vero e proprio, ma più una differenza tra le varie versioni regionali. Negli shorts vi ho già detto che la ROM presente è quella non patchata originale, quindi se da una parte avete il Solong, Gay Bowser e il BLJ, dall'altra il supporto a Rumble è presente solo nella Shindou, la versione giapponese raggiungibile sull'eShop nipponico. Passiamo poi a Mario Kart, che per salvare Ghost Data, sostanzialmente i propri tempi sui tracciati, richiede l'inserimento di un memory pack all'interno del controller, che al giorno d'oggi è abbastanza impossibile da fare. In Sin and Punishment c'è un problema con il layout dei controlli, con ZR si spara e con X si schiva verso destra, almeno seguendo la prima configurazione. Peccato che Nintendo abbia associato al tasto ZR anche la seconda funzionalità dei quattro tasti principali, che diventano i corrispettivi di un C-Stick. Questo significa che non è possibile sparare e schivare verso destra contemporaneamente, almeno rimanendo ancora nelle configurazioni di base, ma è assurdo che Nintendo non abbia permesso di poter riposizionare gli input a piacimento all'interno dell'app. Oltre a questi difetti specifici vengono segnalate una quantità di problematiche preoccupanti. Ci sono problemi di frame rate con Star Fox 64, Yoshi's Story e Mario Kart, quest'ultimo presenta anche dei bug audio che fanno stoppare la colonna sonora. In molti segnalano anche un notevole input lag in giochi come Ocarina of Time e Super Mario 64, ma i primi test sembrano confermare che si tratta di un lag presente ma praticamente ininfluente per il giocatore medio. È più un problema che noteranno solo gli speedrunner più accaniti. E poi ovviamente ci sono tutte le problematiche che nascono dall'emulare su hardware moderni giochi così vecchi. Spariscono alcune limitazioni che confondevano la resa grafica generale e nascondevano molti dei difetti dei motori di gioco. Oggi, senza effetto nebbia e con la distanza di visuale ampliata a dismisura, è possibile notare tantissime storture sapientemente nascoste nelle versioni originali. Questo però non lo definirei un vero e proprio problema, più che altro un difetto insito dell'emulazione. A questo punto sono curioso di provare la controparte online, che di sicuro non è il punto forte delle produzioni Nintendo. Certo è che se già l'emulatore si presenta in questo modo, non è proprio un grande biglietto da visita. C'era solo una cosa da fare per salvare una situazione dove la community partiva già sul piede di guerra: proporre un'emulazione degna quantomeno di rivaleggiare con quanto offerto da canali non ufficiali. Questi passi falsi purtroppo si pagano cari, anche se sono sicuro che adesso si sta un po' esagerando nell'andare a cercare ogni minimo difetto. Voi comunque avete riscontrato bug o glitch particolarmente fastidiosi? Fatemi sapere. E torniamo a parlare della GTA Trilogy Collection, perché le ipotesi che avevamo avanzato recentemente purtroppo stanno ricevendo sempre più conferme. Target, noto rivenditore americano, ha pubblicato la cover finale della versione fisica, che ricordiamo uscirà il 7 dicembre, mentre il gioco sarà già disponibile in versione digitale dall'11 novembre. Osservando bene questa cover possiamo notare che in basso è presente l'avvertimento che sebbene si tratti di un'edizione fisica sia necessario un download per poter giocare. Quindi, nonostante sia Nintendo ad occuparsi della distribuzione del titolo, sembra che la strada scelta sia quella di inserire solo una parte della collection su cartuccia e lasciare parte del contenuto, magari un gioco su tre, in formato digitale. Non siamo nel peggiore dei casi, quello dove viene riportato il solo codice di download, scheda di gioco non inclusa, ma c'è da capire quale sia l'entità di questo download. Su Nintendo eShop americano, GTA 3, Vice City e San Andreas hanno la loro pagina prodotto dedicata, ma sono indicati come non vendibili separatamente. Ora il problema sembra esserci con Vice City. Il file size del gioco è indicato come 199 MB, a cui vanno aggiunti altri 6,5 GB di download. Questo perché credo sia stato rimasterizzato come una sorta di DLC datapack di GTA 3 e il download da 119 MB è una sorta di launcher che dà accesso al download vero e proprio degli asset di Vice City. Questo potrebbe essere il download a cui fa riferimento il box sulla cover, quindi su cartuccia ci potrebbero essere GTA 3, San Andreas e il launcher di Vice City, oppure Nintendo potrebbe aver deciso di lasciare in digitale solo San Andreas per evitare di ricorrere a cartucce di taglia ampia. Voi poracci avete deciso cosa fare? Aspetterete la versione fisica o a questo punto tanto vale andare direttamente di versione digitale? E terminiamo la puntata andando a risolvere un mistero che avevamo aperto qualche settimana fa e riguarda la riedizione celebrativa del controller del Nintendo 64. Sì, perché l'ultimo dubbio riguardante questa rivisitazione dei Joy-Con era a proposito dello slot di espansione presente sul retro dei controller a tridente. Nella versione originale lo spazio era pensato per inserire i memory pack o i rumble pack, ma ora abbiamo la conferma. Nintendo ha deciso di chiudere lo spazio, probabilmente per ospitare la batteria del controller wireless.
Da una parte meglio, perché significa che non potranno vendere piccoli accessori che non hanno alcuna funzione se non puramente estetica, pensati per farci spendere altri soldi, un po' come è accaduto per il Mega Drive Mini. Dall'altra fa impressione vedere il controller chiuso in questo modo. Almeno fa impressione a noi vecchiacci, a voi più giovani non credo proprio. E questo era tutto, poracci, per questa puntata ricchissima. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno e vi do appuntamento a domani per un nuovo video, ma non solo, perché vi ricordo che seguiremo in live anche lo State of Play di Sony. Siete naip? Bene, allora riposatevi, nerdate duro e ci vediamo domani. Io sono il Poro Nintendo 64, Michele Download, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Controller del Nintendo 64. Ma che capelli c'ho?